Quello che state per vedere è l'ultimo orologio entrato nella mia raccolta, uno strumento da sub professionale degli anni 60, che senza esagerazioni potremmo definire come uno dei re del mare apparsi sulla scena elvetica nel corso dell'era eroica delle esplorazioni sottomarine. Un orologio che ad una delicata eleganza affianca una solida robustezza. E che può vantare, a differenza di altri diver, il cui utilizzo è solamente attestato, per così dire, nell'immersione di qualche piatto di tortellini in brodo, reali utilizzi in campagne sottomarine o, pensate un po', anche in conflitti bellici. Questa è la puntata numero 26 e voi siete su Storie di Orologeria Meccanica. E oggi vi racconto la magnifica storia dell'Aquastar 63. Tutto inizia col marchio di orologi Jean Richard, posseduto dal leggendario Jean Robert. In seguito alla morte di questi, il figlio Frederick, diver e marinaio, assume il controllo dell'azienda per traghettarla con successo nell'era Aquastar. All'epoca di Jean Richard, Aquastar era solo il nome di una linea di orologi dedicati alle attività subacquee, ma poi con Frederick diverrà il marchio vero e proprio. Questo testimonia la volontà di dedicarsi esclusivamente alla realizzazione di strumenti da polso per sport e esplorazioni subacquee, fatto allora unico nel panorama svizzero. Ma anche per bagnanti in generale, come recitava una famosa pubblicità, sebbene tali orologi venissero distribuiti solamente in negozi specializzati in attrezzatura da sub. Il nome Aquastar nasce ufficialmente il 20 novembre 62, data del deposito del logo, la famosa stella a 5 punte. Ma ai suoi albori Aquastar può permettersi di immergersi già con maturità nell'oceano dei diver, grazie anche, tra le altre cose, ad un brevetto depositato nel 1958 dalla Jean Richard SA e che rese possibile la realizzazione di un orologio che, assieme a Don Walsh, aveva esplorato nel 1960 la fossa delle Marianne, a bordo del famosissimo battiscafo Trieste. Questo Jean Richard Aquastar 1581 presto evolve nell'Aquastar 60, il primo segnatempo distribuito dalla nuova azienda di Frederick Robert, trovandosi dunque al centro di una sorta di passaggio di consegne, e che in poco tempo, soprattutto per la forma della cassa, farà scuola, ispirando altri marchi elvetici e non solo nella concezione dei cosiddetti skin diver. Frederick vi introduce via via alcuni cambiamenti, che poi riguarderanno anche il modello solo tempo con data della mia raccolta. Viene ben presto adottato il calibro AS1701, il fondello si aggiorna col noto sistema di chiusura Aquastar a 18 punte e l'impermeabilità passa da 100 a 200 metri. Tutto ciò accade più o meno attorno al 1960. Anche le sfere si allargano, anticipando quelle che poi vedremo nell'Aquastar 63. Ora, riassumere in pochi minuti tutta la storia di Aquastar è impresa impossibile e anche quello che è stato detto finora serve a contestualizzare i natali del mio diver. Non mi occuperò dunque dei dettagli di altri modelli Aquastar che in anni posteriori hanno contribuito all'affermazione dell'omonimo marchio, presentando inoltre complicazioni aggiuntive da utilizzare in ambiente acquatico, anche perché siamo ormai a ridosso del 1963, anno in cui entra in scena il mio dive, il protagonista, che partendo dalle basi dei primi Jean Richard propone innovazioni estetiche, funzionali e meccaniche davvero particolari e a suo tempo uniche. Si tratta di un orologio la cui cassa chiamata angolare, che riprende quella dell'Aquastar 60, presenta un lug-to-lug di circa 47,5 mm e un diametro in diagonale di 37,5. La sua larghezza al centro, corona inclusa, è invece di 39,7. Stando ai cataloghi, pare che l'Aquastar 60 montasse generalmente cinturini troppi o Isofren da 19 mm. Il passo però pare essere tendente ai 20. Ecco perché cinturini morbidi in pelle, gomma o silicone di questa misura possono esservi facilmente adattati.
Il diver, grazie a tali numeri, è capace di avvolgere elegantemente un polso da 16,5 come il mio, ma occhio, un polso piatto, il che permette di accogliere un lug to lug generoso rispetto al diametro contenuto della cassa. A questo contribuisce anche il suo poco spessore, circa 11,5 mm, compreso il vetro plexi leggermente bombato. Esisteva anche un modello dal diametro cassa di soli 29 mm, l'Aqua Starlet, pensato a quel tempo per un pubblico femminile. E dato che si è parlato di cassa, è d'obbligo aggiungere un dettaglio fondamentale. Questa era sempre interamente lucida in acciaio o anche placcata oro, quindi diffidate da modelli con strane satinature. Il fondello con le classiche 18 punte, introdotto già con la Questar 60 e col Regate, è uno dei tratti distintivi esteriori più noti. Qualora vogliate aprirlo, avete due possibilità: o munirvi dell'apposita chiave Aquastar, che è anche relativamente difficile da trovare, oppure utilizzare la fidata pallina Bergeon. Ci si riesce benissimo, senza rischiare così di graffiare il fondello e di guadagnarsi l'attestato di maniscalco. Per riconoscere a prima vista un pezzo originale, occorre accertarsi che sul fondello, oltre all'onnipresente scritta in corsivo Aquastar su fondo satinato, siano presenti due serie numeriche. La prima, a 6 cifre, rappresenta il seriale, che in casa Aquastar si pensa sia progressivo e comune per tutti i modelli. La seconda, di 4 cifre, si riferisce al calibro montato. Tornando sul davanti, si è notato che i colori dei quadranti erano diversi a seconda del materiale della cassa: blu notte o grigio argento per casse acciaio, oro per casse dorate. Il mio non è dorato su cassa acciaio, come potrebbe sembrare da queste immagini, ma è il risultato di un viraggio di un quadrante argenté, e di questi se ne vedono parecchi, segno di un cambiamento cromatico alquanto condiviso. Altri tratti distintivi della Questar 63, che poi hanno ispirato il design di altri orologi da sub, sono le sfere e la ghiera interna. È probabile che nella maggior parte dei modelli la configurazione originale prevedesse delle sfere delle ore della tipologia a pagaia, proprio come questa, e quella dei minuti a punta. Dico per la maggior parte e con una certa cautela, in quanto in alcune pubblicità italiane e francesi spesso viene raffigurata una sfera a minuti tronca sul finale, ma potrebbe essere anche un'imprecisione di un disegno poi riproposto più volte. La sfera dei secondi, invece, presenta una coda di foggia romboidale, con un dot luminoso prima della sua estremità. E gli indici? Questi sono applicati e lucidi ad ore 6, 9 e 12, formati da due trapezi allungati con al centro una striscia di trizio. È forse il dettaglio capace di donare più eleganza a questo strumento. Ad ore 3 si trova il datario inserito in una finestrella contornata da due indici applicati. Le altre ore prevedono invece pallini di trizio. La ghiera girevole interna è numerata ad intervalli di 10, con un indice triangolare ad ore 12, provvisto di passi luminescente che nel corso del tempo si è mostrata piuttosto propensa a svanire. Sorprendentemente nel mio esemplare si è conservata quasi per intero. Ora, i movimenti sono degli spartani ma sempre affidabili a Shield, ma non sono sempre stati gli stessi. Inizialmente venivano montati degli AS1701, come nel mio caso, o degli AS1713. Si tratta di calibri automatici a 17 rubini e a 18.000 alternanze ora, con poche differenze, una su tutte la riserva di carica, 41 ore per il 1701 e 44 ore per il 1713. Le ultime versioni di questo diver erano invece animate dall'AS1903, 1903, movimento simile al 1713 ma con una frequenza di lavoro maggiore. Non abbiamo ancora però parlato delle due caratteristiche davvero distintive di questo Aquastar 63, la corona a pressione e il meccanismo della ghiera interna girevole, ma solo perché questi elementi meritano uno spazio a sé, in quanto legati a due noti brevetti depositati dalla stessa casa produttrice. Per quanto riguarda la ghiera interna girevole, questo è l'aspetto che contraddistingue il 63 non solo in relazione agli altri orologi della famiglia Aquastar fino a quel tempo prodotti, ma anche rispetto alle contemporanee produzioni da immersione. L'Aquastar 63 fu infatti il primo orologio da sub ad incorporare tale caratteristica. La sua realizzazione fa capo al brevetto numero 378232 che Aquastar deposita
depositò il 13 febbraio 1962 e che poi trovò applicazione già a partire dal 1963, sebbene risulti approvato in via definitiva l'anno seguente. Ma vediamolo nel dettaglio, questo brevetto, analizzando proprio il disegno ad esso allegato. Questo mostra come una piccola ruota dentata, installata sullo stelo della corona, ingaggi con un tracciato a cremagliera solidale col retro della lunetta girevole. L'ingranaggio rimane in posizione grazie ad una molla. Ciò significa che quando l'orologio viene caricato manualmente in senso orario o quando si aziona la corona in senso antiorario, essendo tale ghiera bidirezionale, ruota anche la ghiera. Queste interferenze, seppur previste, sono effettivamente poco funzionali e poco sicure per garantire l'immobilità della ghiera una volta impostata su un dato valore, ma concentrare il tutto in una sola corona per tali operazioni evitava di doverne utilizzare una seconda, così da limitare i punti deboli della cassa alle aperture. Il brevetto allega proprio questa ragione per giustificare tale invenzione, oltre a sottolineare che in tal modo si poteva continuare ad utilizzare un calibro semplice, delegando le operazioni di rotazione della ghiera ad un meccanismo complementare e dunque non integrato. Un'altra necessità a cui si riferisce questa volta una pubblicità dell'epoca era quella di proteggere la ghiera girevole, elemento vitale per un diver professionista, da colpi involontari o dalla corrosione dell'acqua salata. Lo stesso meccanismo con ghiera interna verrà poi adottato nei modelli Sea Time. E per quanto riguarda il sistema della corona a pressione, come poteva essere garantita una buona impermeabilità? Qui entra in gioco un altro brevetto associato a questo orologio anche in un catalogo francese, quello del cosiddetto B-O-Ring, un sistema che prevedeva l'installazione di un anello che, muovendosi avanti e indietro sullo stelo durante l'estrazione e il riposizionamento della corona di carica, andava a comprimere una delle due guarnizioni in gomma previste ai suoi due lati, scongiurando così l'ingresso di acqua o polvere. Viene depositato 2 anni dopo il lancio dell'Aquastar 63, esattamente il 12 novembre 1965, per poi venire pubblicato ufficialmente in Svizzera col numero 15601-65 il 30 novembre del 67. Non tutto però è meccanica, non tutto si risolve in primati tecnici quando si parla di Aquastar 63. Sì, perché questo orologio, in primis grazie alle ricerche di Peter Miller, autore del libro Aquastar e Diving to Time, è stato possibile documentarne utilizzi professionali in palcoscenici di primo piano della storia del Novecento. Partiamo da uno scenario insospettabile, la guerra coloniale portoghese che si combatte dal 1961 fino al 1974. Il conflitto vide contrapposte le forze portoghesi ai movimenti indipendentisti delle colonie africane di Angola, Guinea-Bissau e Mozambico e portò all'indipendenza delle stesse, con la finale ritirata del Portogallo, una volta giunto al capolinea il regime di Antonio de Oliveira Salazar, col famoso colpo di stato militare del 1974. Ed è proprio durante queste operazioni di guerra che alcuni orologi Aquastar sono stati effettivamente impiegati da vari soldati della Marina, facenti parte del Destacamentos de Fusileiros Especiais e della Compagnias de Fusileiros. È stata scoperta infatti una lista di attrezzatura ausiliaria che riguardava questi Marines, in cui tra i vari oggetti acquisiti dagli stessi soldati vengono anche espressamente indicati 10 diver Aquastar. Ma non è tutto, perché foto ma anche testimonianze raccolte da ex militari hanno potuto confermare che uno di quei modelli, destinati per lo più a ufficiali, sergenti e telegrafisti, come quello di Luis Silva che state vedendo in questo istante, era proprio un Aquastar 63. Orologio che, tra l'altro, proprio in virtù di questa sua presenza sulla scena bellica coloniale, è oggi conservato al Museo dell'Orologio dell'Alentejo, curato da Eugenio Tavares d'Almeida. Pare che alcuni Aquastar 63, assieme ai modelli 60 e Sea Time 1000, fossero stati comprati dai comandanti delle unità per poi venire distribuiti tra i propri sottoposti. Di questo se ne ha testimonianza, almeno per quanto riguarda il 9° distaccamento dei Special Marines, impegnato in Mozambico dal 1969 fino al 1971, come mostrano queste fotografie provenienti dal blog dfe9blogspot.com, che mi sono divertito a visionare
programmare e selezionare. Si pensa che in generale gli orologi a Quasar fossero stati comunque distribuiti in un arco temporale leggermente più ampio, per la precisione dal 1962 al 73, e che fossero stati dati in dotazione esclusivamente con cinturini in gomma. Ma in quegli stessi anni, negli Stati Uniti d'America, vari Quasar 63 si ritagliavano uno spazio di tutto rispetto anche in un altro contesto, questa volta avente a che fare con l'oceano e con immersioni di lunga durata. E per scoprirlo dobbiamo partire dal 1964, quando ha inizio l'ambizioso programma di ricerca SeaLab. Diretto dalla Marina degli Stati Uniti, verrà condotto fino al 1969. Prevedeva la costruzione e l'utilizzo di alcuni habitat sottomarini sperimentali per dimostrare la fattibilità dell'immersione in saturazione, nonché la possibilità per gli esseri umani di vivere isolati a grande profondità per un lungo periodo di tempo, studiando le loro reazioni psicologiche e fisiologiche. Dopo il SeaLab 1, posto a 59 metri di profondità a largo della base navale statunitense delle Bermuda, e abbandonato dopo solo 11 giorni a causa di una severa tempesta tropicale, nel 1965 tutto è pronto per il SeaLab 2, fatto immergere questa volta al largo della costa dello Scripps Institution of Oceanography di La Jolla in California, a una profondità di circa 62 metri, e passato alla storia per un fatto veramente curioso: la partecipazione in quel programma di John Carpenter, il famoso astronauta del programma Mercury. In questa struttura di acciaio lunga più di 20 metri e provvista di tutti quei servizi necessari per un soggiorno più o meno confortevole, si alternarono con intervalli di 15 giorni tre squadre di acquanauti, come venivano chiamati i partecipanti al programma, ciascuno con dei compiti precisi. Vi erano infatti oceanografi, dottori, ingegneri, fotografi e sommozzatori, tutti riforniti dalla superficie attraverso tubi e cavi. Ma vi era anche una speciale mascotte, il delfino Tuffy, oggetto di un programma di addestramento specifico nel trasporto dei rifornimenti e della corrispondenza dalla superficie, nonché di procedure di salvataggio. Ebbene, tra i tanti strumenti sicuramente impiegati dagli acquanauti troviamo anche orologi. È noto e documentato l'utilizzo di Rolex Submariner 5512 ordinati appositamente per il programma e assegnati con tanto di numero inciso sui fondelli a tutti gli acquanauti. L'ha spiegato chiaramente uno di loro, Robert Barth, nel corso di un'intervista risalente al 2017. Furono impiegati anche degli stupendi Blank Pen 50 Fathoms Mil Spec, come quello di Barry Cannon, e questi fotogrammi del documentario Story of SeaLab 2 non fanno altro che confermarlo appieno. Come spesso però accade in queste situazioni, nulla impedisce che anche degli orologi personali, o comunque previsti nei cataloghi dell'epoca, finissero per partecipare a qualche attività, ma sempre in virtù della qualità, ovviamente, e dell'affidabilità riconosciuta loro dai rispettivi portatori ed estimatori. E la Quasar 63 pare essere stato proprio uno di questi orologi. Si conoscono ben 4 acquanauti del SeaLab 2 per i quali la Quasar 63 è stato un compagno di avventure: W.H. Smith, John Reeves, Frederick J. Joller e Ralph Penner. I primi due, il sub di salvataggio Smith e il fotografo incaricato dell'addestramento del delfino Tuffy John Reeves, sono anche i protagonisti di una storia nella storia, una donazione di un orologio della casa svizzera con tanto di dedica incisa sul fondello, a ricordo dell'esperienza condivisa. From Smithy to John, SeaLab 2. Lo conosciamo grazie non solo alle ricerche affinate da Peter McLean Miller, ma soprattutto per via del suo ritrovamento da parte di Justin Couture, che sicuramente molti di voi conosceranno su Instagram col nome di The Vristorian. Per quanto riguarda invece Frederick Joller, capo macchinista della Marina statunitense, assegnato alla prima squadra di acquanauti del SeaLab 2, vi sono almeno un paio di foto. La prima, scattata dal fotografo Jay Skidmore e fornita a Peter McLean Miller da Mary Ryan, curatrice del US Naval Undersea Museum, e la seconda proveniente sempre dallo stesso museo di Keyport a Washington, che proverebbero come il suo Quasar 63 fosse stato realmente impiegato nel corso di attività subacquee. Lo stesso si può dire anche nel caso di Ralph Penner, capo addestratore del delfino Tuffy.
A guardare bene il suo orologio, posato proprio accanto alla piscina di addestramento del mammifero, oltre alla foggia inconfondibile che rimanda ad un Aquastar 63, si può notare anche un altro elemento che ci consente di ipotizzare come in generale altri strumenti prodotti dalla casa svizzera e appositamente realizzati per le necessità dei subacquei fossero stati impiegati nel programma SeaLab. Si tratta di uno strumento di piccole dimensioni che i collezionisti di Aquastar, come il famoso Vava, conoscono bene, in quanto prodotto in quegli anni dalla stessa Maison Svizzera e che, come in questo caso, veniva attaccato al cinturino dell'orologio, un piccolo termometro. A dire il vero, anche in una delle due foto che ritrae Frederick Joeller è possibile notare questo dettaglio. Una cosa che ancora non abbiamo detto, ma che avrete certamente già intuito osservando i fotogrammi del mio Aquastar 63, osservando le macro che vi ho proposto, è che questo modello, alla pari del Regate, è stato al centro di varie operazioni di quello che in gergo viene chiamato co-branding. Il mio, ad esempio, è marchiato Cressy Sub. Altri nomi di compagnie che possono comparire nei quadranti sono Duvar, Lawrence, Tissot, Scuba Pro e Nemrod. Si ritiene che sia stato anche grazie a queste, diciamole, chiamiamole anche così, operazioni commerciali, che Aquastar sarebbe riuscita a convertire l'Aquastar 63 in un vero e proprio best seller tra gli amanti delle immersioni. Fatto a cui fanno riferimento varie pubblicità, ma che avrebbe ovviamente bisogno di ulteriori riscontri a livello storico. Nel caso di Duvar, Lawrence e Tissot, si trattava di collaborazioni tradizionali e già viste in orologeria. I tre erano infatti produttori di orologi per conto proprio, qui designati solamente per la distribuzione di Aquastar in altri mercati, rispettivamente spagnolo, italiano e australiano. Cressy Sub e Nemrod erano invece produttori di equipaggiamento professionale per subacquei, che usavano il co-branding soprattutto per pubblicizzare i loro prodotti principali, senza comunque limitarsi a distribuire dei semplici gadget di poco valore. E fino ad allora nessuna azienda di questo tipo si era prestata per fare ciò in relazione con dei diver. Proprio per questa ragione ritengo che un Aquastar 63 co-branded, comunque riportante anche il marchio, diciamo, di un'azienda specializzata nella produzione di attrezzatura professionale da sub, sia più interessante, secondo me, sempre secondo la mia opinione, a livello collezionistico, rispetto ad un 63 che riporta solamente il nome del marchio principale, in questo caso Aquastar. E forse anche più caratteristico. Questi tempi, infatti, credo non torneranno mai più. Con Aquastar 63, che mi auguro che la rinnovata azienda tenga in conto per una riedizione, così come già fatto per l'Aquastar 60, il Deepstar e il Ventos H1, la storia con la S maiuscola incontra la tecnica e l'eleganza si sposa alla perfezione con ergonomia e sostanza. Un orologio la cui iconicità, concetto spesso abusato in orologeria, è veramente tale, senza retoriche inutili. Ad avermi ispirato per la scrittura di questa puntata, nonché avviato lo studio, ancora diciamo un po' da neofita di Aquastar e l'approfondimento sul 63, sono state in particolare due persone che mi sento ora di dover ringraziare, entrambe molto attive nella community di storie di orologeria meccanica. E sono conosciuti tramite dei nomignoli, Maio e Vava, sicuramente se bazzicate nel mio gruppo sapete di chi sto parlando. E al primo di questi, a Maio, va il merito per avermi segnalato l'esemplare che avete potuto contemplare nel corso di questo video, un esemplare davvero in ottime condizioni. Si tratta di orologi che vennero davvero impiegati tanto e nelle condizioni più difficili. Trovarne così, in questo stato, uno in questo stato è davvero una fortuna. E averlo ora in collezione, devo ammettere, che è un grande privilegio. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a condividerlo e non essere timidi nel lasciare qualche commento o anche un semplice like. Mi trovate anche su Instagram e TikTok. Diffidate dagli omage e ricordate il nostro motto: ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.